Nessun rigetto, ma solo una dichiarazione di inammissibilità per difetto di giurisdizione. Questo è il contenuto della pronuncia del TAR di Catania sul ricorso presentato contro la delibera dell'ASP con cui il 20 aprile dello scorso anno è stata sancita la chiusura del pronto soccorso dell'ospedale Sant'Isidoro di Giarre. Lo spiega ai nostri microfoni il legale Giovanni Parisi. Si tratta di una pronuncia più tecnicamente sulla giurisdizione. Ora, il nostro ordinamento prevede che contro gli atti della pubblica amministrazione la giurisdizione è del giudice ordinario o del giudice amministrativo a seconda dell'interesse che viene tutelato. In questo caso il TAR ha ritenuto che la giurisdizione fosse del giudice ordinario e ha rimesso gli atti, se così possiamo dire, al giudice ordinario davanti al quale potrà essere ripresa l'azione giudiziaria senza nessuna preclusione, né processuale né sostanziale. Quindi in realtà, spieghiamo appunto meglio, non è stata rigettata il ricorso tecnicamente? No, non è stato rigettato, il giudice ha solo ritenuto che il giudice naturale, diciamo previsto dalla Costituzione, per poter giudicare su questi argomenti, no, che sono stati trattati davanti al giudice amministrativo, fosse il giudice ordinario. Nulla è perduto, ecco, se possiamo dire così. Si tratta soltanto di tempi che si allungano purtroppo e di fronte al diritto alla salute. Questo diciamo che desta un certo clamore. Adesso quindi voi come procederete? Su questo ci riserviamo, perché io devo sentire ancora tutti i soggetti che mi hanno conferito l'incarico, quindi sia le associazioni, sia gli stessi consiglieri comunali, lo stesso sindaco Bonaccorsi che mi aveva conferito il mandato. Quindi rappresento una serie di soggetti, oltre al comitato dei cittadini, e quindi ancora non ho avuto modo di potermi confrontare per decidere quali saranno le azioni successive. Io credo che si vorrà andare avanti, è quello che è. Anche perché, ripeto, non c'è nessuna preclusione di carattere giuridico con riferimento quindi all'azione che potrà essere ripresentata davanti al Tribunale Civile di Catania. Ma ci sono diverse opzioni o la strada è una a questo punto? Si potrebbe fare l'appello anche alla sentenza davanti al giudice amministrativo, però credo che questa seconda strada quindi non sia, faccia perdere tempo, quindi non sia conveniente sotto il profilo proprio dei tempi. Il Tribunale Amministrativo di Catania, nella sentenza, per chi l'abbia letta, accenna anche ad una sentenza del Consiglio di Stato del 2015 che ha un po' mutato questo orientamento. Guardi, io le dico soltanto che quando abbiamo presentato il ricorso, la questione sulla giurisdizione non c'è nemmeno sfiorato. Quindi ancora non se ne parlava, è un orientamento nuovo che è intervenuto successivamente rispetto alla presentazione del ricorso, e c'è anche una sentenza del Consiglio di Stato. Quindi se noi andiamo in appello al CGA, che è soltanto un elemento del Consiglio di Stato che però risiede a Palermo, in realtà farà proprio anche presumibilmente quell'orientamento. Quindi è più conveniente andare dal giudice ordinario. Qualcuno ritiene che sia opportuno presentare ricorso alla Corte di Giustizia, addirittura alla Corte Europea? Alla Corte di Giustizia non si possono presentare ricorsi diretti, perché la Corte di Giustizia è un organo quindi che decide sull'applicazione del diritto comunitario in maniera uniforme e con le modalità che i singoli stati quindi di recepimento delle direttive oppure gli altri regolamenti quindi applicano il diritto comunitario, non è il nostro caso. Eventualmente il ricorso a livello di organi di giustizia sovranazionale sono quelli alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la cosiddetta CEDU, che si occupa appunto del rispetto dei diritti umani, tra cui anche il diritto alla persona, alla salute e così via. L'unica cosa che in questi casi è necessario ai fini quindi di un ricorso, che può essere fatto anche dal privato cittadino nei confronti, quindi anche da un singolo soggetto tra i ricorrenti, è che si esauriscono tutti i gradi di giudizio in Italia, quindi non è possibile al momento attuale andare direttamente alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, quindi se ne parla magari in un secondo momento.